Sì, siamo con il tecnico del Milan Futuro, Alessio Torsoli per ciproja.com. Intanto complimenti della prestazione, sono doverosi. Quanto è la quanto diciamo, il merito del Milan e quanto è la responsabilità del Perugia in questa vittoria comunque eclatante, no, della sua squadra? Beh, quantificare i meriti e i demeriti è sempre difficile. Credo che abbiamo iniziato bene la partita, grande atteggiamento, grande interpretazione di quello che era poi la richiesta del livello che richiede appunto questa partita in questo campo. Poi siamo stati bravi nella gestione del risultato e soprattutto anche di quelle che sono le pressioni poi che dà questo stadio a questi ragazzi tanto giovani, ecco. Allora, col mister del mio futuro Bonera, per parlare di questa bellissima vittoria, una bella prestazione, 3 punti fondamentali, importanti anche ai fini della classifica e del morale, mister. Ma in realtà il morale è sempre stato alto, devo essere sincero, perché le prestazioni probabilmente sono mancate in una o due occasioni. Anche con Legnago per 70 minuti abbiamo fatto una grande gara. Quindi sono contento per i ragazzi perché ovviamente lavorare dopo una vittoria è tutto più semplice. Senta, mister, dov'è che il Milan Futuro ha vinto la sua gara, la sua partita secondo lei? Credo che il fatto di avere giocatori un po' più dinamici abbia messo in difficoltà, almeno quella era la mia idea, insomma, con Alesi che andava un po' in giro per il campo, che non aveva posizione, liberali, cercava un po' di portare, tra virgolette, a spasso un po' i loro centrali, che magari non hanno quelle qualità che possono avere sull'uomo, diciamo, di riferimento. Però questa è tutta una lettura mia, ecco. E poi i ragazzi sono stati bravi mentalmente a restare dentro la partita anche sul 2-0, anche quando c'era da soffrire, quindi insomma sono tante le cose che abbiamo fatto bene oggi. Senta, mister, l'ultima battuta, per voi oggi può cominciare un nuovo campionato? Ma il nostro percorso inizia l'8 luglio nella crescita di questi ragazzi, ecco, dargli una mano ad avvicinarsi a quello che è l'impatto fisico anche della prima squadra, per quello che è il percorso di ognuno che li vedeva giocare nel campionato primavera, che con tutto rispetto insomma è inferiore da un punto di vista proprio di quella che è la richiesta fisica, ecco, di temperamento, ecco. Quindi insomma sono contento, però il percorso inizia l'8 luglio e vedremo dove ci porterà, ecco. Grazie. Grazie.